Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente. Bentornati a Febbre da Pronostico, siamo sempre nel centro SNAI di via Zoccolari. Con noi c'è sempre il buon Francesco Bianchi. Buonasera Ciao Francesco. Antonio. Allora, partiamo subito con la Serie A giunta alla nona giornata. Turno interessante sul quale spunta su tutte la partita del San Paolo tra Napoli e Inter. Diciamo una nuova sfida scudetto. Voglio ricordare che nelle 73 gare disputate al San Paolo i precedenti sono nettamente a favore dei partenopei con 33 successi, 19 pare 21 pareggi, scusate, e 21 vittorie nerazzurre. Francesco, illustraci le quote. Ok, allora per questo big match le quote offerte da SNAI vedono la prima come favorita, ed infatti l'1 è dato a 1,65, l'X è quotato a 4, mentre il 2 è a quota 5. E per questa partita noi consegniamo l'esito 1 più over a quota 2,15. Grazie Francesco per queste quote. Passiamo ad un'altra sfida interessante, la sfida di San Siro tra Milan e Genoa. Sono 49 i precedenti al San Siro, sono 31 i successi per i rossoneri, mentre ci sono 13 pareggi e 26 le vittorie dei grifoni. Francesco, parlaci anche qui delle quote che ci offre SNAI per questa sfida. Sì, qui abbiamo un Milan che viene da 3 sconfitte consecutive, mentre il Genoa che è riuscito a sbloccarsi battendo nel turno precedente il Cagliari per 3-2. Per questo match però le quote sono favorevoli alla squadra allenata da Montella, infatti l'1 è a 1,45, l'X è a quota 4,50 e il 2 è a quota 7,50. Qui tra i risultati esatti spicca il 2-1, già verificatosi 2 volte al San Siro quest'anno in campionato, e la quota è 8,50. Passiamo anche a Benevento Fiorentina e secondo SNAI la squadra toscana è di gran lunga favorita, infatti il 2 è quotato a 1,60, mentre la prima vittoria per i campani è a quota 5,75. Più equilibrate le altre quote come il gol oppure l'over 2,5 quotati entrambi a 1,65. Perdonami Francesco, giusto una precisazione, non si è mai imposto il Genoa a San Siro. Ho commesso un piccolo errore, sono solo 13 pareggi e infatti SNAI cerca di puntare tutto sul Milan, come abbiamo visto, perché i precedenti sono a favore ovviamente dei rossoneri. Concludiamo con la A, passiamo alla B. In B abbiamo altre sfide interessanti. Diamo spazio subito all'Avellino che deve riscattarsi dopo la batosta nel derby. L'Avellino andrà a Pescara dove troverà un Pescara poco zemaniano che arriva dalla sfida di Parma del Tardini, vinta per 1-0 all'ultimo con un gol di Brugman. Francesco, quali sono le quote che offre SNAI? Soprattutto perché i precedenti sono esclusivamente a favore dei biancoazzurri, sono solo 3 le vittorie per l'Avellino. Allora, per questa partita l'Avellino parte indietro nei pronostici con il 2 che è quotato a 3,90, mentre la vittoria del Pescara è a quota 1,85. Noi di SNAI consigliamo la giocata over 1,5 squadra ospite a quota 2,50, ma sono da tenere in considerazione anche le quote gol e over 2,5 pagate rispettivamente 1,50 e 1,55. Benissimo, adesso passiamo alla gara, altra gara di cartello che è Venezia-Empoli. Per questa gara abbiamo una curiosità: Venezia-Empoli si è disputata ben 11 volte e 11 volte si è disputata in tutti i campionati italiani, cioè dalla C alla A c'è sempre stato un Venezia-Empoli e i precedenti sono a favore dei lagunari a Venezia ovviamente e ci sono 7 volte si è vinto. Per quello che riguarda gli arancioverdi, ci sono state 2 vittorie azzurre per quanto riguarda l'Empoli e sono solo 2 i pareggi per questa partita. Cosa ci consiglia SNAI per questo evento? Allora, per questo evento le quote sono molto equilibrate, dove abbiamo un 1 a 2,95, l'X a quota 3 e il 2 a 2,55. Inoltre, tra le partite che si disputano sabato alle 15, spicca anche Salernitana-Frosinone, con le quote che sono rispettivamente 1 a quota 2,85, X a quota 3,10 e il 2 del Frosinone è pagato a quota 2,55. Grazie mille Francesco, come sempre esaustivo per quanto riguarda la B e la A. Chiudiamo con l'Italia, passiamo ai campionati stranieri, passiamo alla Premier. E in Premier vedo un interessantissimo Chelsea-Watford.
i ragazzi di Conte sono chiamati alla riscossa dopo il 3-3 allo Stamford Bridge in Champions con la Roma, e affronteranno una squadra che è stata anche di un allenatore italiano. L'anno scorso il Watford fu allenato da Mazzarri. Cosa ci offre Sniper questo evento? Allora, qui le quote sono nettamente a favore del Chelsea, dove abbiamo l'1 a quota 1,35, l'X a quota 5 e il 2 a quota 8,75. Come altre partite di Premier abbiamo selezionato diversi match, quali Huddersfield Manchester United, dove abbiamo l'1 a quota 9, l'X a quota 4,75 e il 2 del Manchester United a quota 1,35, e Newcastle Crystal Palace, dove abbiamo l'1 a 1,95, l'X a 3,40 e il 2 a quota 4. Anche Mourinho è chiamato a riscattarsi dopo la figura non proprio esaltante fatta in Champions. Chiudiamo con la Champions, passiamo ad altri due campionati stranieri, soprattutto con Bundesliga e Liga. Rispettivamente ci interessiamo di Francoforte Borussia Dortmund e Celta Vigo Atletico. Anche qui il Ciolo Simeone ha da riscattarsi dopo il pareggio esterno con il Karabakh. Cosa ci offre Sniper questo evento? Allora, Sniper questi due enti offre la vittoria del Borussia Dortmund a quota 1,70, mentre una sua sconfitta paga a 4,75 e il pareggio a 3,80. Per quanto riguarda invece la partita di Liga Celta Vigo Atletico Madrid, abbiamo la vittoria dell'Atletico Madrid a quota 1,87, l'1 del Celta a quota 4,50 e il pareggio a 3,35. Benissimo. Adesso concludiamo come al solito con il nostro missile, con il missile di Francesco, e cerchiamo di fare cassa questa volta. Vai Francesco. Anche se questa è bella ma corposa, esatto. Allora, per questa settimana la scommessa proposta è Napoli-Inter, la combo 1 più gol più over 2,5. Milan-Genoa gol più over, Pescara-Avellino over 1,5 squadra ospite, Eintracht Francoforte Borussia Dortmund 2 più over 1,5 e Celta Vigo Atletico Madrid 2. Con questa scommessa, con una giocata di 5 euro, la possibile vincita totale è di 288 euro circa. Quindi una somma abbastanza rilevante, una somma abbastanza buona. Anche questa puntata è giunta al termine, io ringrazio Francesco Bianchi come sempre e l'ottimo Pierpaolo Vaselli in regia. Buona serata con la programmazione di Sport Channel 214. Il gioco può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.